Incidente sulla strada statale 117 bis nelle vicinanze di Piazza Armerina, un morto. Incidente stradale a Caltanissetta, due donne soccorse dal 118, ritirata la patente di un giovane, scattato anche il fermo amministrativo dell'auto. Prima che l'abuso accada, tema del convegno diocesano organizzato dall'Ufficio del Servizio per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili. Movimento 5 Stelle, Marina Mancuso è capogruppo consiliare dopo le dimissioni di Michele Doro. La disfida di Caltanissetta tra Arancino e Arancina, massiccia partecipazione all'insegna dell'allegria. Calcio, San Cataldese e Nissa ritrovano la vittoria, i Verdi Amaranto si impongono a Trapani, i biancoscudati si aggiudicano il derby con il Gela al Palmintelli. La sua appunto è andata a schiantarsi contro il guardrail della strada statale 117 bis, all'altezza dello svincolo di Piazza Armerina Nord, finendo quasi per essere spezzata in due dalle lamiere. È morto così ieri sera un carpentiere di 65 anni di Piazza Armerina. Dopo alcune ore i soccorritori sono riusciti a estrarre il corpo dalle lamiere, tentando disperatamente di rianimare il 65enne, ma per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare. L'incidente si è consumato sulla statale 117 bis. Sul posto sono arrivati tempestivamente la Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco e gli operatori del 118. Secondo una prima ricostruzione, inoltre, l'auto sarebbe arrivata da Gela e nella prossimità del bivio l'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo. È l'ennesima tragedia che colpisce la città dei Mosaici, che negli ultimi mesi ha pianto numerose vittime della strada, molte delle quali purtroppo giovani. Un ragazzo nisseno di 27 anni, in stato di ebbrezza alcolica e con a bordo due ragazze, si è schiantato contro un'auto parcheggiata. L'episodio si è verificato nella notte, quando i carabinieri di Caltanissetta sono intervenuti in via Fasci Siciliani. Nella fattispecie, il giovane alla guida di una Nissan Qashqai è finito contro una Fiat Panda regolarmente posteggiata di proprietà di un 61enne. A bordo della Nissan, inoltre, si trovavano due ragazze di 25 anni, entrambe trasportate dal personale sanitario del 118 all'ospedale Sant'Elia, dove sono state curate e dimesse con una prognosi di 3 giorni. L'autista, il ragazzo di 27 anni, è risultato positivo all'alcol test ed è stato quindi deferito per guida in stato di ebbrezza alcolica. Infine, gli è stata ritirata anche la patente di guida, con conseguente fermo amministrativo del mezzo. Un giovane gelese di 29 anni è stato arrestato e condotto nel carcere di Gela dalla polizia perché deve scontare 3 anni, 3 mesi e 17 giorni di reclusione per l'accusa di traffico di stupefacenti. I poliziotti del commissariato della città del Golfo hanno eseguito l'ordine di cattura emesso dall'ufficio esecuzioni penali della procura gelese, una volta che i giudici hanno messo il sigillo sulla condanna dell'imputato, rendendola definitiva. La difesa aveva chiesto anche l'applicazione di una misura più lieve rispetto alla detenzione dietro le sbarre, ma l'istanza è stata rigettata. Oltre alla condanna penale, nei confronti del 29enne è stato disposto il pagamento di una multa da 6.400 euro. Prima che l'abuso accada è il titolo del convegno diocesano del 29 ottobre organizzato dall'Ufficio diocesano del Servizio per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili nel salone del seminario vescovile di Caltanissetta. Presente il vescovo di Caltanissetta, Monsignor Mauro Rossotto, ad intervenire sulla tematica, lo psicoterapeuta Don Salvatore Franco e la dottoressa neuropsichiatra infantile Bianca Maria Giunta ed il questore di Caltanissetta Emanuele Ricifari. Un convegno il cui scopo è quello di contribuire all'opera di sensibilizzazione e formazione della comunità religiosa e civile sul problema degli abusi sui minori partendo dalla prevenzione. L'abuso, come dicevo, ci insegna che la sessualità è molto molto delicata, va trattata con molta attenzione proprio perché va insieme all'identità della persona e risente dello sviluppo dell'identità della persona, per cui è giusto che noi, avendo una visione della sessualità che ci viene dalla scrittura, ci viene dagli insegnamenti soprattutto di Giovanni Paolo II, che è stato un grande maestro della teologia del corpo, ecco, abbiamo tanti strumenti, tanti modi per poter educare le nuove generazioni a un rispetto della sessualità, a una visione sana, è una visione corretta e che a mio avviso
e di aiuto anche per la lotta contro ogni forma di abuso. Molti gli interrogativi centrali affrontati dal perché avviene l'abuso sui minori e sulle persone vulnerabili, a quale sia la dinamica intrinseca dell'abuso, fino al tema delle ferite psicologiche che la vittima dell'abuso porta con sé, fino all'osservazione dei campanelli d'allarme. Se noi siamo di fronte a un ragazzo, un bambino, una bambina che dapprima vivono il contesto sociale serenamente, sono ben inseriti, hanno un'attività che preferiscono come ad esempio un'attività sportiva e a un certo punto questi ragazzi invece si ritirano, evitano di svolgere la loro attività preferita, si attaccano particolarmente a una figura di riferimento che può essere un genitore, che può essere una figura di riferimento, cominciano a manifestare disagio, cominciano ad essere aggressivi, possono essere aggressivi nei confronti di se stessi, nei confronti dei compagni, nei confronti delle cose, nei confronti degli animali. Intanto capire che il bambino, la bambina, il ragazzo sta vivendo una situazione di malessere e quindi attenzionarlo. Il questore di Caltanissetta ha inoltre descritto la situazione degli abusi su minori nella provincia del capoluogo. Le funzioni di polizia sono anche e soprattutto di prevenzione. Avere occasione come queste in cui si riflette sui fenomeni, su quelli che sono gli indicatori che dei fenomeni quando ancora non sono esplosi o non sono emersi, la possibilità di individuare i fattori di rischio è pienamente nelle funzioni, nelle competenze, ma direi è una delle missioni più importanti del fare polizia. Il consigliere Michele Doro ha formalmente rassegnato le dimissioni da capogruppo del Movimento 5 Stelle, consegnando il testimone al consigliere Marina Mancuso. In una nota della sua pagina Facebook, il consigliere Doro ha dichiarato che è stato un periodo intenso, ricco di confronti che lo hanno contribuito alla sua crescita umana e politica, ma anche pieno di ostacoli che lo hanno temprato. Continuerà a svolgere il suo dovere di consigliere di maggioranza con impegno, consapevole più che mai del suo contributo alla causa dei 5 Stelle. Dunque adesso l'incarico passa a Marina Mancuso. E sono consapevole della responsabilità che grava su di me e mi auguro che possiamo lavorare non soltanto in piena sintonia ma anche con la collaborazione, il contributo di tutti, perché alla fine io sono soltanto un portavoce di quello che è il volere dell'intero gruppo consigliare. Auguro a me stessa e a tutti i colleghi buon lavoro e credo che metteremo tutti, così come è stato finora, il massimo impegno per portare avanti questi ulteriori mesi di consigliatura nel miglior modo possibile. A San Cataldo è stato dato il via per un progetto di sensibilizzazione per conoscere e prevenire l'endometriosi, una malattia cronica a eziopatogenesi multifattoriale, ancora non completamente chiarita. Promotori del progetto, il vice sindaco di San Cataldo Marianna Guttilla, insieme con Claudio Lipari e Josephine Sollami. L'endometriosi colpisce le donne, più frequentemente in età fertile. È una malattia ginecologica causata dalla presenza anomala, ovvero dall'impianto di cellule endometriali normalmente presenti nella cavità uterina, in organi diversi dall'utero. Claudio Lipari sta supportando questa iniziativa tramite il gruppo San Cataldo Ripartiamo Insieme e afferma: il nostro è un progetto di solidarietà e di prevenzione di una patologia poco conosciuta. Chiederemo il supporto dei medici e daremo voce ad ogni donna che sta convivendo con l'endometriosi. I problemi, se affrontati insieme, possono essere vissuti in maniera diversa, conclude Lipari. Nei prossimi giorni sarà pubblicata la locandina del primo incontro che si terrà a San Cataldo, rivolto a tutti. Molto orgogliosi di presentare questo nuovo progetto che abbiamo deciso di fare nascere proprio a San Cataldo, grazie alla collaborazione con Claudio Lipari e con Josephine Sollami. Insieme abbiamo deciso di unire tutte le forze, tutte le energie e soprattutto di dare voce a quelle donne che in questo momento, tramite la disinformazione o tramite vivere una determinata malattia, quale è quella dell'endometriosi, ha bisogno proprio di unire le energie e di dare voce a questo grande disagio, a questa grande sofferenza che prende il nome di endometriosi.
10, una malattia cronica che colpisce moltissime donne, una su 10, ma che purtroppo ancora oggi è abbastanza sconosciuta. Ecco che insieme a Claudio e insieme a Josephine abbiamo deciso di fare partire questo nuovo progetto proprio su San Cataldo. Vogliamo illuminare di giallo, che è il colore che rappresenta proprio questa malattia, la disinformazione, e quindi vogliamo cercare di entrare nelle scuole, di entrare nelle associazioni, in tutti quei posti, proprio per portare delle informazioni utili affinché questa malattia cominci ad essere sempre più conosciuta. Abbiamo pensato a diversi progetti di diversa natura insieme anche alle associazioni di stampo nazionale, che ci coadiuveranno con i loro, con diciamo le loro figure professionali. Ecco che noi a breve daremo una nuova data per l'incontro che stiamo programmando affinché tutte le donne possano radunarsi in questo progetto, stringerci insieme e iniziare un nuovo percorso tutto il femminile di colore giallo, che possa battere l'endometriosi e soprattutto che possa unire le persone da un punto di vista relazionale, per garantire proprio la serenità anche nell'affrontare malattie di questo genere. Ha vinto la simpatia, l'allegria e la voglia di condividere una domenica insieme, gustando uno dei piatti più apprezzati della cucina siciliana. La disfida di Caltanissetta tra arancino e arancina, dopo l'assaggio della giuria, infatti, si è conclusa con l'auspicio di rivedersi nuovamente in futuro e ripetere l'iniziativa per riuscire a decretare un vincitore. Sono arrivati in sella alle loro moto da tutta la Sicilia in città, per non perdere l'appuntamento del 30 ottobre dell'Associazione Moto Perpetuo Community in Moto. L'idea è stata veramente grande, anche perché è nata così nel giro di un paio di ore. Ci siamo sentiti telefonicamente e poi abbiamo deciso di farla, e farla qui a Caltanissetta come centro diciamo neutrale per questa sfida. L'idea è fantastica, speriamo di ripeterla. Qua si vive solo il nostro gruppo, il Moto Perpetuo è un gruppo molto 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 compatto, unito, e stiamo cercando di diffondere la cultura proprio della conoscenza del nostro territorio, e non solo, anche conoscerci meglio noi in quanto biker. Dillo in effetti ha dato il numero, che siamo all'incirca 100, ed è un numero che è stato dettato non dalla voglia di partecipare, perché è stata molto molto più ampia la richiesta, però per una serie di ragioni logistiche siamo stati costretti a fermarci a 100 partecipanti, e devo dire che hanno accolto immediatamente l'idea tutti quanti, quindi speriamo di poter fare di meglio negli anni a venire. Lo facciamo per divertimento, poi però siccome è opportuno dare sempre un carattere di serietà alle cose, ora al di là del momento goliardico, noi siamo un'associazione sportiva dilettantistica che è riconosciuta dal CONI e facciamo attività di mototurismo, perché all'interno del CONI esiste proprio la branca del mototurismo, ed è una cosa che ci riempie d'orgoglio, che ci fa fare le cose sempre, speriamo, al meglio delle nostre possibilità. Le nostre uscite sono tendenzialmente connotate da un buon tenore culturale, a noi piace parecchio andare a trovare dei posti anche abbastanza fuori dai normali circuiti turistici, per cercare di valorizzare il nostro piccolo, ma dare comunque voce a tutti quei posti che secondo me la cui conoscenza è importante, perché la rinascita della Sicilia parte proprio anche dalla conoscenza che noi dobbiamo avere del nostro territorio. Tra i giurati, che hanno con grande ironia provato le due varianti, c'era anche il primo cittadino nisseno. Ci sono motociclisti che sono arrivati da ogni parte della Sicilia, e noi da questo punto di vista siamo molto attrattivi, perché proprio stando al centro diamo la possibilità alle persone che stanno da una parte all'altra della Sicilia di incontrarsi proprio nella nostra città. Come al solito la nostra città è accogliente, accoglie queste manifestazioni e a noi ci fanno soltanto del bene. Anch'io vado in giro in moto per la Sicilia, per cui è una cosa che sicuramente questa noi andremo a portare avanti, perché ciascun segmento del turismo, del mototurismo, il camper o altro, per noi è importante per dare un punto di riferimento al centro della Sicilia. Stare al centro della Sicilia vuol dire anche dare servizi, per cui per noi questo diventa una sorta di obiettivo da raggiungere. Tornano a sorridere San Cataldese e Nissa nei rispettivi campionati. In Serie D, Verde Amaranto vincono al provinciale di Trapani al termine di una partita giocata a ritmi intensi. I Granata vanno vicini al vantaggio allo scadere del primo tempo su calcio di rigore sciupato da Mercai. Nella ripresa, al 72esimo, la squadra di Pietro Infantino va in gol con Baglione. La vittoria consente a Dolenti e compagni di raggiungere il terzultimo posto, lasciandosi alle spalle Cittanove e Mariglianese. I risultati della nona giornata.
Trapani San Cataldese 0-1, Locri Castrovillari 4-0, Santa Maria Real Aversa rinviata, Ragusa Cireale 2-2, San Luca Lamezia 1-0, Marillanese Paternò 1-3, Vibonese Cittanova 2-1, Catania Sant'Agata 3-2, Licata Canicattì 0-1. La classifica: Catania 27, Lamezia 19, Vibonese 16, Real Aversa e Locri 15, Ragusa 14, Trapani, Canicattì e Sant'Agata 12, Castrovillari, Licata e Santa Maria 11, San Luca, Paternò e Acireale 10, San Cataldese 7, Cittanova 4, Marillanese 3. In eccellenza i biancoscudati vincono il derby della provincia al Palmintelli contro il Gela. Ospiti in vantaggio nei minuti iniziali con Rafa, la Nissa pareggia il conto con Di Biase su calcio di rigore. Sull'1-1 il Gela si spegne, mentre i nisseni vanno ancora in gol con Morales. Una vittoria giunta in un momento delicato della stagione, a pochi giorni dall'interruzione del rapporto con il tecnico Boncore. A fine partita tifosi e giocatori della Nissa festeggiano cantando insieme, sulle note di una canzone degli anni Ottanta di Loretta Goggi. I risultati dell'ottava giornata: Casteldaccia Castellammare 2-0, Leonfortese Enna 0-1, Sciacca Parmonval 5-0, Acragas Profavara 2-0, Mazara Cus Palermo 1-0, Nissa Gela 2-1, Oratorio Marineo Mazzarese 0-0, Resuttana Don Carlo 0-0. La classifica: Acragas 22, Enna 18, Mazara 17, Don Carlo e Mazzarese 16, Sciacca e Profavara 15, Casteldaccia 13, Nissa 8, Castellammare e Leonfortese 7, Resuttana, Cus Palermo e Oratorio Marineo 6, Parmonval 4, Gela 2. Bentrovati a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di lunedì. Un possente campo di alta pressione interesserà tutta l'Italia. Le perturbazioni oceaniche più ad ovest, sull'Europa occidentale tra Portogallo, Spagna e poi anche Normandia, isole britanniche. Nel dettaglio possiamo vedere una bella giornata solata sull'Italia, qualche velatura stratificazione in transito ad ovest. Nel dettaglio cieli sereni o poco nuvolosi, locali nebbie di notte in Valpadana, temperature ovunque oltre i 20 gradi. I dettagli maggiori scaricando l'app di Trevi Meteo. Servizi di pubblica utilità. Farmacie di turno, Caltanissetta. Servizio diurno, Centrale, Corso Umberto. Servizio notturno, Scarantino, Via Paolo Emiliani Giudici.